La decisione della partenza è stata mia, nel senso che volevo che questo gruppo rimanesse un pochettino più assieme, avere la possibilità di allenarci 2 giorni su un campo in erba, perché a che lunga che uno possa dire allenarci sempre sul nostro campo può creare delle problematiche, ma soprattutto per stare assieme, perché siamo arrivati nel momento cruciale, la società mi ha dato questa opportunità, io l'ho chiesto e di conseguenza sono ben felice che mi sia stato accordato. Ma io non penso che si vincano le partite rischiando in più, si vincono le partite giocando meglio, in modo equilibrato, come abbiamo sempre cercato di fare. Abbiamo alcune situazioni da valutare, perché è stata una settimana con qualche piccolo acciacco, abbiamo questa incognita delle 3 di fila, però decideremo all'ultimo, decideremo. Sicuramente dovremo fare una partita dai toni molto elevati, aspettando dall'altra parte una squadra che dalle dichiarazioni che ho letto ambiscono a conquistare di nuovo altre posizioni, di conseguenza troveremo sicuramente una squadra in salute. Però, torno a ripetere, non è la maniera di rischiare mettendo più attaccanti e meno attaccanti che le partite si possono vincere, è il modo con cui si gioca che si vincono Quindi le partite. l'atteggiamento. È l'atteggiamento, dobbiamo essere sicuramente più propositivi, non fare calcoli, perché torno a ripetere, tutte le volte che abbiamo fatto calcoli purtroppo non siamo riusciti a arrivare al risultato e di conseguenza mi aspetto sicuramente, ma da come si sono allenati sicuramente faremo una grande partita. Beh, sicuramente dovremmo essere compatti, cercare loro una squadra che ultimamente ha sempre giocato addirittura domenica ha giocato con 3 attaccanti, perché Gerardi, Ferretti e Guerra, di conseguenza 3 giocatori molto offensivi. È una squadra che deve, appena si conquista palla bisogna cercare di ribaltare subito l'azione. Di conseguenza oggi abbiamo provato alcune soluzioni, sono contento di quello che ho visto. E di conseguenza cercando di giocare un pochettino di più sulla velocità. È vero, noi non siamo una squadra molto veloce, però dovremmo sicuramente nell'ultima partita cercare di fare qualche cosa di più sulle ripartenze.